Buongiorno a tutti, grazie per essere qui, per essere venuti stamattina per il nostro terzo, ormai il penultimo appuntamento con Rural in Action. E siamo un po' in ritardo, mi riferisco a coloro che ci stanno seguendo in streaming, purtroppo è un lunedì lento, quindi dobbiamo adattarci, come ci siamo detti tante volte nei workshop scorsi, al tempo della campagna, è un tempo lento. Come dicevo, appunto, questo è il terzo appuntamento, il terzo workshop. Rural in Action è iniziato a dicembre con l'intervento dell'artista Luigi Coppola, che ci ha raccontato della sua esperienza a Castiglione d'Otranto e il suo progetto Parco Comune dei Frutti Minori. Dunque abbiamo parlato di ruralità come luogo in cui è possibile costruire il comune e dove è possibile condividere e creare nuove forme, non soltanto di economia ma anche di vivere insieme e di creare comunità. Il secondo workshop invece si è tenuto qui alla masseria di Sant'Agapito con Assunzione Molino Scordo. Con Assunzione abbiamo indagato la dimensione rurale da un punto di vista trasversale e, se vogliamo, anche molto critico. Abbiamo parlato del sapere della ruralità, del pensamento campesino e di sovranità culturale. Dunque abbiamo provato a immaginare insieme ad Assunzione una serie di strategie attraverso le quali evitare le forme di cannibalizzazione del pensiero dominante nei confronti delle periferie e dei contesti rurali, e abbiamo provato a immaginare a come costruire una progettualità anche su questo territorio. Oggi siamo in compagnia di Fernando García Dori. Fernando è un artista spagnolo che lavora a livello internazionale, e le sue tematiche sono ricorrenti, sono legate appunto alla relazione fra cultura e natura. Dunque il focus di Fernando è legato alla ruralità, al paesaggio e all'agricoltura, non da un punto di vista di pura rappresentazione, come ci si potrebbe aspettare tradizionalmente dall'arte, ma come forma di intervento e di costruzione di comunità. E oggi Fernando farà una panoramica sui suoi principali progetti, ci racconterà un po' del suo background e speriamo che insomma, gli spunti che ci fornirà saranno poi dopo anche strumento per una conversazione più approfondita intorno a anche alle nostre di pratiche e alle pratiche che sono in campo nella Capitanata. Grazie mille. Onde por venire. Magari proviamo con questo italiano un po' terribile, per, no? Sì, se non fai capire. E se vuoi, grazie per l'invitazione. Dopo altre collaborazioni, no, che abbiamo fatto nel tempo, anche quando è stato a Madrid, no, per un progetto di radio materialità. Non so se è possibile non avere un po' il ritorno, perché mi fai un po' di eco. Sì, nessuno, un po' più normale. Se vuoi, possiamo cominciare con una piccola introduzione di ogni di noi, per noi conoscere un po' più, e dopo faccio un po' una introduzione alle questioni che penso che possa avere una rilevanza, no, in questo momento, e come io saio di confrontare, no, queste questioni. Sì, prova. Salve, io sono Angelica Colucci, sono un'imprenditrice agricola e agrituristica che da anni, diciamo, in qualche modo ha scommesso su un territorio non proprio facile, ma, come dire, catturata sia dalla voglia di vivere in campagna che anche da un certo fascino che comunque ha questa terra singolare, diciamo. E niente, passo adesso a giro, grazie. Salve a tutti, mi chiamo Domenico Carella, sono artista della Capitanata, ma preferisco, vabbè, sono un buon nomade in questo periodo, quindi va bene così, viaggio. Mm-hmm. Alcuna pratica particolare, alcuna tecnica pratica
Come artista che faccio? Un artista, vabbè, diciamo, come definirmi, un po' tutto, che ne so, land, minimal, concettuale, poetico, poesia visiva, cioè, sì, oggi è tutto, è manierismo, sì, ma sì, allo stesso tempo è, c'è l'originalità del pensiero, quello sì, conta. Poi come materiali è la tradizione. Ok. Grazie. Mi chiamo Salvatore Lavaglio. Non so cosa, come definirmi. Maestro, insomma, per me. Cioè, in pochissime parole vorrei dire che vorrei essere quella persona che passa dal paesaggio, dalla natura rappresentata, alla natura partecipata, se ci riesco. Perché provengo da una formazione, diciamo, romantica della pittura, insomma, la passione per la pittura, per il mestiere, per le cose, però mi sta stretto. È una vita che me lo chiedo, quindi i miei sforzi sono là. Grazie. È tutto qui lo sforzo, quello di passare. Buongiorno, io sono Paolo Amorico. Mi sarei risparmiato la presentazione prima perché l'ho fatta entrando. E qui sono come presidente dell'associazione della città che vivremo. A questo punto mi definisco anche io un artista, comunque sono un designer. E tecnica mista, faccio delle chine, dei panorami, gli organici, non solo, ma anche perché, insomma, mi piace utilizzare la china impressionando le rocce, però tutto sommato, diciamo che partendo dalla progettazione 3D e delle foto inserimenti eccetera, riesco in parte anche a immaginare l'utilizzo di materiali poveri, e quindi nel riciclo, che è una delle caratteristiche, poi uno dei temi della nostra associazione, perché è urbanistica, quindi dall'orto urbano all'utilizzo del bancale per fare la scultura piuttosto che il mobile, ecco, voglio dire, quindi l'impiego di materiali di riciclo adattabili poi eventualmente alla storia dell'arte, sarà presuntuoso, ma insomma, più o meno è questo. E comunque ovviamente c'è anche una grossa passione per l'agricoltura, pur non avendo un centimetro quadro di terreno. Okay. Io sono Andrea Vara, uno dei membri di Vessel, e per questa organizzazione mi occupo di fundraising, e come fundraiser seguo anche altri progetti culturali indipendenti. Devo presentarmi anch'io? No, solamente se conoscono, no? Tutto il mondo? Sì, ci conosciamo. Sono Anna Santomauro, co-curatrice e co-fondatrice di Vessel, che è appunto questa organizzazione dedicata all'arte contemporanea, che è nata a Bari nel 2011. E con Vessel cerchiamo di sviluppare un discorso intorno all'arte che non è legato necessariamente alle forme di presentazione o di produzione dell'oggetto d'arte, ma cerchiamo di sviluppare momenti di confronto e di dialogo per creare dei ponti fra ciò che è dentro e ciò che è fuori il mondo dell'arte. Benissimo, grazie. E vediamo se dopo, magari più tardi o domani, no, di altri partecipanti vieni. In tutto caso penso che siamo un gruppo molto interessante per la diversità e per questa passione comune, no? per come comprendere anche la relazione con la terra, e non solamente da un punto di vista di produzione economica o dell'azione ambientale, ma anche culturali, no? E penso che anche lei, il maestro, ha dato una orientazione clave, no? Questa relazione tra l'approssimazione di rappresentazione della natura e l'altra forma di abitare, no? Promuovere una conoscenza, una trasformazione della soggettività individuale e collettiva, no? Per la partecipazione. E questa prima immagine che vorrei compartire è un po' relazionata con una storia particolare, che è la del popolo Sami, il popolo Sami della Scandinavia, Lapone, no? Magari in italiano, Lapone. E ha avuto l'opportunità 2 anni fa di avere una visita di campo per fare una
proposizione per una questione da revisare è il legato culturale artistico delle Sami. E le Sami sono, come conosce, a Finlandia, Norvegia e Svezia, no? E per lei è tutto un unico paese che si chiama Sápmi, che è stato parteggiato per le stato, nazioni stati, no? Costruita europei di Norvegia o Finlandia o Svezia, ma lei ha avuto la sua particolare cultura anche dopo de anni e anni e secoli di acculturazione. Per esempio, in Norvegia l'uso dell'istrumento tradizionale Sami è stato interdito e così. Agli anni 70, di pronto, hay un progetto di infrastruttura enorme, che è un pantano, come si dice, un reservorio di acqua, una coluda alta. Le Sami, che in questo momento, di un processo di acculturazione più e più forte, hanno partito delle sue comunità della tundra e del bosco boreale, per la cria, che è molto legato alla cria del reni, no? Del reni, come si dice, l'animale artis. Reni. Hanno avuto una formazione, possiamo dire, culturale propria del pensiero predominante colonizzatore centrale, no? All'Università di Helsinki e all'Università di Oslo. Questi giovani Sami sono quelli che hanno alzato la sua voce per confrontare questa infrastruttura. E è interessante, no? Sono dotato delle herramienti del potere. Claro, gli strumenti di potere per confrontare. E il movimento Sami degli anni 70 comincia a parlare di autodefinizione del suo visione di sviluppo, della sua visione del mondo, del suo territorio, no? Tutto collegato. E le prime artisti Sami della contemporaneità, che hanno cominciato in questi anni 70, così, anni 70-80, ha avuto un'occasione, per me è stato molto forte, perché è un'occasione come storica, trascendentale, che è stata la rappresentazione dell'identità Sami, della cultura Sami, in una doppia referenza alla storia e alla tradizione eredata e anche alla contemporaneità del sistema culturale del momento. E questa è una posizione, per me, molto difficile anche, con un potenziale tremendo, no? Perché come fare questa referenza di estetica, di trasformatore di identità, no? Senza essere completamente folclorista o tradizionalista e senza essere completamente svincolato, no, di questo legato. Sì. Adesso che il primo disegno che hanno fatto era un po' come le Altamira, no? Possiamo dire, o la cueva de Lascaux, no? Della preistoria, di saliere di trovare le forme primitive. E anche uno dei primi esercizi che hanno fatto hanno sito il mappi, le mappe, no? Le carte, le mappa, come forma di definire la sua visione del suo territorio, no? Anche possiamo dire, no? Di questa dialettica rappresentazione del territorio della natura e abitare la natura. E questo mappa, per esempio, era uno di questi mappa che rappresenta la cosmovisione Sami con il mondo, la relazione con un gran árbol che sostiene, no? Saliere di confrontare, per esempio, la cartografia come scienza eredata dell'illustrazione e tutto questo. Dopo parliamo un poco più, se vuoi, del caso delle Sami. Vediamo se abbiamo altre immagini. Ma per me, parlando un po' di un punto di vista più biografico, sì, come artista, no, siamo chiamati per una sensibilità o per una sperimentazione formale, anche per nozione espandita di bellezza, no? Come si dice? Bellezza. Bellezza. Al mesmo tempo penso che per me è stato importante capire il momento di emergenza, no? che abitiamo noi, che siamo in questo momento possiamo dire, di estensione trionfale di un modello di sviluppo
perché diríamos que es el modelo, ¿no? Único y que está anche vinculato ad una specifica forma di produrre economica, anche una forma politica di partecipazione, la democrazia rappresentativa, anche di forma culturale, no? Che possiamo dire l'arte contemporanea. No? Tutto questo stato, no? Attuale della civilizzazione confronta il suo, possiamo dire, il suo limite anche. No? Per me, scoprire questo grafico che è degli anni 73, quando Meadows, che è stato scientifico al Massachusetts Institute of Technology, MIT, negli Stati Uniti, un laboratorio avanguardista, no, di ricerca, hanno avuto la prima tecnologia della cibernetica e della dinamica dei sistemi per fare un'evoluzione dei modelli dei sistemi. Adesso con questa prima macchina hanno arrivato a donare la informazione, la macchina ha processato un po' una previsione, una evoluzione, no? Di rasgos, aspetti attuali, no? Dello sviluppo. E, per me si sei tollerante con questa crimine della lingua, possiamo continuare così. Ma qui cosa che possiamo vedere in questo World Model Standard Run è come la macchina per la prima volta con una tecnologia anche primitiva è capabile di comprendere questo che la macchina provoca per rapporto alla biosfera e ai sistemi naturali del pianeta. E come possiamo avere una evoluzione temporale dell'anno 1900, all'inizio della rivoluzione industriale, e come le risorse, no? La curva delle risorse diminuisce, la risorse naturale, al stesso tempo che la produzione di alimento per capita e anche di produzione industriale per capita aumenta, e come hai un punto determinato temporale in cui sta questa... Queste due tendenze, no? Della produzione e la possibilità delle risorse naturali si incrociano, e questo punto è il limite alla crescenza. No? E questa evidenza mostrata per la macchina sulla propria risultato della crescente tecnologia di manipolazione e di approvvigionamento delle risorse naturali, per me è stato un po' una specie di gran evidenza, no? Di gran anche shock. Per comprendere che in questo momento, nel 73, abbiamo la possibilità di prevedere una tendenza obiettiva, no? Confermata tecnologicamente. Non è stata una superstizione, non è stata un'ideologia, è stata una questione materiale anche della relazione con il modello di sviluppo e natura. E è stato finanziato per il Club di Roma, che è stato un club interessante, con l'industria, con il pensiero intellettuale e tutto. E vediamo come... Dopo questo momento di crescenza, la polluzione o la crescenza della popolazione, anche della popolazione, descendere anche nel tempo. No? E come artista che comincio il mio lavoro negli anni 2000, no? È stata sempre una specie di posizione di responsabilità. Quando è stato all'università, a parte di fare disegni, a parte fare sculture, per esempio, mi è piaciuto sempre ensaiare di comprendere le forme naturali, no? Dell'armonia della naturalezza. Io sono, come si dice, cresciuto entre la campagna e la città. La campagna è una piccola aldea abbandonata nel nord di Spagna, le montagne, e anche la città di Madrid, perché la mia madre è stata di Madrid. Adesso che l'estare alla campagna mi ha permesso di osservare da qualche forma, di forme naturali, no? Questo disegno, per esempio, che parla di forma. E questo altro, no? Anche un disegno di struttura, di disegni essenziali, minuscole, perché sono marginali, alle margini del papiere, della carta, della posta o qualche altra cosa, ma che per me mi hanno permesso di comprendere che cosa è possibile per l'esperienza diretta della natura, cosa che per esempio Goethe ha fatto quando ha parlato della sua botanica particolare, no? Una scienza che è fusionata con l'arte alla maniera dell'osservazione e la sensibilità
di ogni di noi, no? Un reincantamento con il mondo e con l'osservazione della natura. Questo si chiama sopporto per albergare vita. E della sperimentazione anche con il legno e con sculture, perché queste sculture fatte con il, come si dice, il hacha, l'ascia, con golpe immediati di qualche secondo, e dopo osservare il comportamento del legno come materiale e anche parlare della funzionalità di queste sculture anche nei giorni freddi dell'inverno, se c'è bisogno, per trasformare il caldo accumulato nel fuoco. E al stesso tempo, questa si chiama contra, questionare il linguaggio formale e cominciare un progetto che è stato la cooperativa si chiama Bajo l'asfalto sta la huerta, no? In questi anni, quando è stata l'università, al mismo tempo... questo? Quando è stata l'università, un poco ha sido una forma di rechazzare, no? Il ruolo dell'artista come quel che produce oggetto di forma, di forme diversi di contemplazione o di divertimento estetico, decorazione, no? E cominciare a provare la possibilità di una etica e di una estetica anche alla produzione di sistemi sociali, del sistema sociale e della relazione sociale. Adesso è cominciato un progetto di cooperativa di produzione e distribuzione di agricoltura, che è stato nella periferia di Madrid. Al mismo tempo che è stata l'università, abbiamo di terra che era terra pubblica occupata, e abbiamo cominciato a pensare come fare l'approvvigionamento di questi terreni, no? Ha sido una cooperativa di 100 persone, soci consumatori e soci produttori. Le 100 persone soci consumatori, tutte le settimane hanno portato una quantità per sostenere alle soci produttori che hanno distribuito la produzione del giardino direttamente, no, alle famiglie. E magari hai alcuna immagine di, per esempio, quando abbiamo occupato il terreno, l'immagine molto poveri, non perché sono tanto antichi, perché questo è l'anno 99-2000, ma perché anche quando l'artista sta immerso in un processo di produzione, di articolazione performativa, ma soprattutto del sistema sociale e politico, è molto difficile anche di fare la documentazione, no? Questa relazione anche tra la rappresentazione formale di un processo che possiamo dire invisibile, no? Perché qual è il risultato di fare una cooperativa come gesto, ma anche come intenzione di utilità. Questa cooperativa ha stato, come ho detto, io ho partecipato dall'anno 99 a 2002 e anche continua oggi. Ha avuto molta domanda di gente che vorrebbe avere la produzione di questa cooperativa, e la senza forma di crescere senza perdere la possibilità di partecipazione diretta orizzontale. Abbiamo scoperto che più di 70 persone, 100 persone non era possibile per avere un'assemblea di decidere se abbiamo bisogno di un nuovo coltivatore o qualche cosa, e riprodurre come per esempio le api, che le api, come voi come conosce, non facciano una, come si dice, colmena, una colonia più grande, ma la nuova colonia si espande dell'altra e forma una nuova, no? Adesso abbiamo fatto 3 cooperative di una taglia determinata, no? Questa coscienza anche dell'importanza della mantenere una taglia, e penso che un risultato dell'osservazione di questa crescenza un po' irrazionale contro questo limite, no? Mantenere la taglia organica, e magari per questo interesse per la taglia organica è l'interesse della ruralità come possibilità di intervenzione. Lo rurale non come qualcuna cosa differente dell'urbano, a livello culturale è più similare, ma sul tutto, come possibilità
di intervenzione in un entorno delimitato dove queste operazioni sociali, politiche e culturali hanno una presenza, no? Poco differente. Se ritorniamo un momento, io un poco di DJ images, se ritorniamo un momento alla questione delle Sami, per esempio, interessante también como anche questo artista Sami che è confrontato della generazione del 70 si è assoluto e centrato in la possibilità delle modelli di entorno abitato, no? Questo artista ha cominciato a disegnare teatri o spazi abitati come una specie di piccole residenza, sì, come spazio di relazione con la campagna, ma anche con la produzione culturale. Per esempio, questo è anche un altro teatro per fare la neve. Adesso tutta l'architettura è effimera, si fa nell'inverno con la neve. Un altro piccolo teatro Sami. Queste oltre. E la dimensione della scala, no? Del modello a scala, come forma di parlare di una metafora del modello sociale a estendere. E se ritorniamo un po' all'esempio della questione Sami, come risultato di questo processo di conoscenza del territorio, è fatto questa, come si dice, chart, come un grafico, che spiega le questioni fondamentali, no? Qui possiamo vedere la relazione entre lo che era il corpo di conoscenza e di politica che ha imposto il governo, no? Il norvegio svedese o finlandese, e possiamo pensare che cosa era l'alternativa, no? Che l'esame vorrebbe. Per esempio, il progetto politico dell'Stato-Nazione. Possiamo dire che l'esami dovrebbero confrontarlo con un'altra nozione, no? Del popolo, dell'organizzazione del popolo. Ma finalmente, perché la forma di tranquillizzare questa agitazione degli anni 70, quando vi ho parlato del movimento Sami che ha cominciato, no? A essere più forte, ha sido il pagare. L'Stato norvegese ha detto, ok, vuoi avere la personalità, l'identità, doniamo dei soldi, perché anche hanno scoperto il petrolio, e vorrebbero avere un nation state with a parliament, un parlamento proprio Sami. E adesso sì, non hai un parlamento Sami, ma una riproduzione della struttura, possiamo dire, ufficiale. No? O il sistema di conoscenza, no? Enciclopedico, razionalista, meccanicista, scientifico, che è stato il Norvegio, possiamo dire che l'alternativa era un'altra conoscenza, no? Sami, ma come il governo ha finanziato anche un'università Sami, il Sami ha ensaiato di validare scientificamente la sua conoscenza tradizionale. È una forma anche, no, di coopzione. E luego, per esempio, una forma di arte professionale spettacolare, che possiamo dire che è la propria dell'arte contemporanea, che alternativa hanno avuto, no? un folklore, no? Formale, o è possibile pensare in un'altra forma, no? di avere un'arte contemporanea anche nella contemporaneità, ma che fa riferimento alla verità del momento attuale, no? È come se parliamo di arte rurale oggi, la realtà di un giovane rurale di un villaggio da qui non è il traje, o come si dice, il traje, the dress, l'abito tipico, no? O la danza tipica, ma magari avere un motorino e andare qui, là, senza l'internet, di forma culturale che dobbiamo vedere qual è il punto di collegamento con la specificità rurale e anche con la universalità, no? In questo momento è la possibilità anche di stare nello rurale senza stare descollegato, no? E bueno, questa era l'immagine dell'istrumento che ho raccontato, che è interdito, cioè è stato interdito da secolo. Altra della importante influenza è stato pericolo, no? per recuperare la cosmovisione indigena campesina e lo sistema di uso della terra,
è la questione della ideologia del rewilding o della la ideologia del reassilvestramento. Questa ideologia che sta cominciando 2 o 3 anni fa, come in Europa il movimento ecologista o medioambientalista ha cominciato a parlare di che in questo momento che la campagna si desertifica più e più, no? Si è abbandonata per la gente che parte e che non ha produzione, era post-agricola, e gli ecologisti cominciano a dire che è un'opportunità per recuperare una condizione selvaggia e pristina originale, no, d'Europa. Adesso WWF, no, e dell'organizzazione grande, stanno parlando di avere grandi segmenti, grandi sezioni di territorio nel che non ha attività contadina e si riproduce. In Europa, sì, si sta passando in Europa, in Polonia, in Germania, in altre regioni dove la più accusata, no, l'abbandono del campo, è ricostruire o ridisegnare un ecosistema ideale senza intervenzione umana. Adesso, per esempio, stanno lavorando con la recuperazione delle mucche, della mucca tradizionale locale, per ritornare alla mucca originaria, primitiva, il bos primigenius, no, che è stato la gran nonna di tutte le mucche, come erbivoro selvaggio. E dopo reintroduzione di predatori selvaggi, avere una specie di, per me, un'idea perversa, no, del Jurassic Park europeo, un Serengeti europeo, ma che come discorso un po' infermo, penso, no? Risuona, come si dice, risuona, no? Risuona nell'immaginario del cittadino europeo confuso sulla relazione con la cultura. Perché abbiamo perduto la possibilità di pensare che la cultura campesina ha una armonia, un balanzo tra cultura e natura. No? Nel Mediterraneo sul tutto, no? Non è un agrosistema, non abbiamo naturalezza selvaggia. No? Natura selvaggia. I was just wondering who is promoting this idea of rewilding. Georges Monbiot, per esempio, è un pensatore ambientalista che scrive in The Guardian e influenzando. E anche l'organizzazione ambientalista. Quindi sono i movimenti? Sì, sono i movimenti ambientalisti. Okay. E per me è molto duro perché è un po' terribile pensare che stiano di prendere le ultime mucche, no? Delle razze che hanno stato selezionate per secoli, per le contadini, per avere una razza che è preparata contro la rusticità della... No, non è come la Holstein, che è la mucca lettiera, ma che è come avere un Ferrari, no, per andare per la campagna, non è proprio, no, ma prende in questo diversità genetica che è stata sviluppata per le civiltà dei contadini per fare un sistema di gestione del territorio che è essenzialmente anticontadino, perché parlare di che possiamo avere questa riserva naturale completamente differenziata da una produzione sostenibile che la gente va magari a vedere come si va a un safari e dopo ritorna alla città concentrata in un'urbanizzazione più crescente, una città sostenuta per la produzione e la distribuzione alimentaria collegata alla produzione industriale. Adesso è una specie di situazione attuale e di proiezione distopica per la che la produzione alimentare in Europa si concentra in la regione, per esempio, più competitiva, produzione di carne o lettiera vicino al porto di Rotterdam, che è dove arriva la soia brasileña, dove è possibile avere fattoria di mille e mille di testa di porco o di mucca, e al mismo tempo il resto del territorio, no? Senza questa produzione locale. È un po' quello che parliamo con l'agroecologia, come un po' confrontare, no, questa divisione, no, della produzione, finalmente come che se la campagna è possibile come sopporto, no, per l'economia locale, per la produzione, no, e anche e per la sostenere d'altra forma di intercambio di filiera anche, ma di forma di produzione culturale. Questa è la questione, no? Come facciamo che la campagna ha la sua specificità, no? Di ricchezza culturale e di arte contemporanea.
en tanto periferia marginale. Possiamo dire, per esempio, che la periferia marginale della città, questo che è la suburbano, no, in Parigi o in New York, ha creato tutta una cultura di street culture collegato alla forma de pictorica del graffiti, alla forma musicale del rap o del hip hop, alla forma di danza, una cultura ricca attiva che finalmente è stato tan potente che le centro hanno stato attratto, no? Sì, sì. E finalmente abbiamo il graffiti a Tate Modern in Londra. Questo è un processo per il che il centro e la elite culturale ha bisogno di nuova vita, possiamo dire, no? La costante identificazione e cooptazione del pensiero originale, della creatività originale. E come artista dobbiamo essere conscienti di questa dinamica e sagliare di fare l'utilizzare. No? Os mostro qualcun altro progetto. Adesso per me questo è stato un po' l'interesse, no? A parlare della rinnovazione totale dell'arte su tre discorsi critici. No? Critici. La nuova teoria sociale critica, stiamo parlando di come, per esempio, il neoliberalismo nell'arte provoca anche l'autoesplotazione del produttore culturale. La situazione di tanto giovani, no? in Europa, adesso hai più artista che nunca, ma anche una situazione di autoesplotazione, di precarietà per la vittoria di questo che è stato un reclamo rivoluzionario agli anni 60, di dire io non sono un lavoratore che voglio a un posto, un ufficio di 9 a 2, di 3 a 8, sino che sono libero, la mia creatività, faccio quello che voglio, e adesso il neoliberalismo ha detto ah, vuoi la flessibilità e vuoi la... ecco, e la, no, la costante adattazione, e la società liquida, no? che Sigmund Bauman ha parlato. E, Maurizio Lazzarato, d'oltre pensatore, anche parla della servitude machiniste, no? Della relazione tra l'immaginario e la cultura con la nuova tecnologia di comunicazione. E dopo un altro discorso per me è l'ecologia sociale o l'agroecologia, questo che si è parlato del neonarodismo, comunalismo, una nuova relazione con la terra, con l'oltre essere, le specie non umane, elemento naturale, anche oltre specie animale, e la questione della, possiamo dire, recontadinificazione a livello simbolico. Non è dire che tutto il mondo deve andare alla terra, ma che pensare, per esempio, categoria di economia riproduttiva, categoria di altro valore lavoro e appoggio mutuo, di nozione di tempo e di ritmo. No? Por eso la cuestión anche della utilità, come ese arte deve avere un obiettivo di utilità, no? di essere utile. Se vi parlo un po' di un progetto concreto che è cominciato nell'anno 2004 e che ancora continua, è il progetto della Scuola dei Pastori. E questa fotografia geografica mostra un po' la situazione d'Europa come un po' di penisola estensione d'Eurasia e anche la penisola iberica come un po' estensione, no? e transizione tra la penisola europea e Africa. No? E questa particolarità, penso che tengo qui un'altra mappa della penisola, lo che ci mostra è come hai una regione, no? più sud, più arida, e la regione nord che è più atlantica. No? Questo è stato un movimento anche storico delle mucche, degli animali, no? Dell'estato all'inverno. E anche importante per avere un po' di metodologia, di sistema di approssimazione al territorio. Questa è una cosa che possiamo parlare del metodo di comprendere un territorio per il condizionamento paesaggistico, ambientale, socioculturale e storico. No? Per esempio, come alla Reconquista, dopo l'invasione, dopo la colonizzazione arabe, la forma di donare la proprietà del territorio
ha creato anche delle culture rurali diverse del sud al nord della penisola. Qui le piccole contadini hanno la proprietà del piccolo terreno, ma dopo, alle secoli 13 o 14, la reconquista del sud è stata basata nelle ordini militari e le grandi terratenienti che hanno avuto le grandi estensioni di terreno e dopo dei contadini senza terra, no? Sì, grandi latifondi. Grandi latifondi, per questo sì, magari un po'... Che poi è quello che, che gli spagnoli stessi hanno esportato qui in Sud Italia. Ah sì, con la... Serie, con il grande latifondo che è attorno un villaggio, sì. E dopo per questo che... Per questo che abbiamo adesso un problema anche di, bueno, un problema, no? Un movimento sociale di operari della terra, no? senza terra. In questa regione in concreto, che è il nord, è in particolare una montagna calizza, carstica, che anche è stato dopo 6.000 anni, abbiamo stato trovato evidenza dell'utilizzazione del pasto di montagna. Pasto, come si dice, la pasturanza, il pascolo, sì. È stato per le piccole villaggi delle valle, un po' come qui alle Alpi, no? Che anche sta la malghe, no? Le malghe, il sistema di approvvigionamento della montagna. E la questione è che si produce anche questo formaggio in particolare riconosciuto, formaggio di true latte, di pecora, mucca e capra, affumicato e dopo guardato nella cave per 3 mesi. Questa è una delle pastori che abita nell'estato, là nella montagna. Non, e l'ha detto, paura dell'oscurità della cava, per questo che non abbiamo tutta la candela. Ma questo è interessante anche come questo sistema di abitare, di utilizzare la montagna, con le piccole cabane e tutto questo, ha passato da 1000 pastori negli anni 50 a 8 nell'attualità, 8 che facciano questo approvvigionamento della montagna. In questo possiamo dire che è un descenso critico, no? Che è collegato anche alla situazione della gestione del territorio. Agli anni, a principio del secolo, ma soprattutto dopo la guerra civile spagnola, si crea un parco nazionale per proteggere la montagna come luogo anche ideologico e spirituale, perché la montagna di Covadonga, dove si dice che ha cominciato la reconquista cristiana, no? Della penisola dopo le arabe, per il regime di Franco, è stata un po' una proiezione, no? Della spagnolità, sì. E è stata una ragione ideologica per proteggere, no? Questo intorno come purezza. Come... E ha interdito tanti e tanti utilizzazione tradizionale della montagna per le pastori. Per esempio, non era possibile per lei riparare il suo, come si dice? Il tejado, il roof? Il tetto. Dovevano fare questo per la notte, perché le parche delle guardie, no? Del parco nazionale ha interdito questo. Era impossibile avere il legno degli arboli che sono capiti. E tutto così, no? Adesso il lupo ha cominciato a essere reintrodotto e ha finito un po' con questa attività. Il progetto è stato di planteare la possibilità di una continuazione o connessione tra l'attività tradizionale e una nuova forma di comprendere la professione nel secolo XXI. Adesso la scuola dei pastori è una struttura per la trasmissione di conoscenza, ma anche per ripensare la professione. Qui possiamo vedere. E è stato un po' della mia esperienza di stare nella città e di vedere che tanta gente giovane che parla di dire «Ah, il mio sogno è la campagna», così, un po' una specie di proiezione ideale, e le gente della montagna che sono più e più vecchi, per lei, come si dice, solos? Solo? They are alone? Solo, sì. La gente vecchia solo, e un po' cominciare a pensare una struttura di funzionalità, no? Per trasmettere la conoscenza, ma anche per la strategia culturale di trasformare la percezione del pastore. Il pastore non è l'ultimo che resta al villaggio, no? Tutto ignorante, ma è un professionale della cultura dell'ecologia di montagna con una conoscenza che la gente demanda.
adesso dopo 2014, questa è la cabagna, a livello economico la professione era rentabile, questo l'ho scoperto quando ho fatto la prima approssimazione, il 2004, questo formaggio è venduto normalmente a 55 euro il chilo, adesso è uno dei formaggi più caro, no? Costoso. È stato protegito per Slow Food del primo anno come arca del gusto, è venduto in un ristorante, in un castello in Milano, in un ristorante in Tokyo e questa regione. Adesso solo se vende la produzione. Arriva Oscar Farinetti. El? Oscar Farinetti di Italia, perché non arriva lui. Poi. Sì, che è una distribuzione, Italy, no? Italy like it. Ah, sì. Estuve in... È enorme. Ho mangiato in Torino, in un Italy, e è stato un shock perché era un gran supermercato, come andare all'IKEA del cibo, no? Locale. No? Non so. Sì, una specie di mostruosità, penso, no? Anche della sì. Absorbere, no? L'essenza, ma perdere la possibilità della... Bueno, adesso questo formaggio è ben valorato. E dopo va alla cave, in la cave resta 3 mesi. E l'idea è stata di mettere insieme i giovani con i vecchi pastori tutori. Adesso tutte le anni, in febbraio, abbiamo, il prossimo mese, l'intervista per selezionare gli studenti, no, della scuola pastori. Abbiamo 4 per anni, o 4 o 5, e uno 15 o 20 persone che vuoi fare il corso. Adesso il pastore tutore faccia nel claustro della scuola, no? Come si dice, il consiglio della scuola, per selezionare. E l'alunno ha un mese di teoria con la conoscenza tecnica di zoologia, veterinaria, fisiologia animale, produzione lettiera, ecologia, cultura della montagna, tutto questo. E anche 4 mesi di coabitare con un pastore, per apprendere di forma, no, diretta l'esperienza. Parte del progetto è stato la ricostruzione e il ridisegno di cabane alla montagna come unità minima di habitat e anche della costruzione di due nuove stazioni di lettieri, no, per fare una maniera di dire non vogliamo necessariamente vivere come gli antenati, ma di una forma che è compatibile con la visione del mondo di un giovane di oggi. E anche altro progetto, per esempio, collegato a questo, è quello della pecora bionica, che consiste nella produzione di un apparato che emette ultrasoni nella frequenza che augenta o, come si dice, spanta il lupo, il cane. Sì, è un ultrasonito come il cane, no? Sì. Che è una frequenza che molesta, è una forma di proteggere il rebagno. E anche il secondo prototipo ha un GPS per sapere dove sta il tuo rebagno quando tu sei al villaggio o questo così, no? Adesso parlare un po' di una maniera culturale di che cosa è che cosa merece, come si dice, merita un'inversione creativa e tecnologica. Sì, il snowboard di montagna, no? Che ha tutta la fibra textile, l'ultima tecnologia, o il pastore, che al mismo tempo è una importanza cruciale, no? Per la preservazione dell'ecosistema di montagna. Per questo questo investimento, no? Tecnologico della mucca bionica è una forma di parlare di questo. Adesso questo progetto continua, è una forma di parlare dello lungo, no? Tengo come altri 3 progetti, voglio andare un po' più rapido, però è per come si dice, daros, to give you, in plural, darvi, sì. Un po' una panorama, no, di possibile operazione e strategia culturale. In questo caso, questo è in Giappone, il progetto che mi hanno chiamato per a parlare nella regione di Maebashi, sud di Tokyo, una regione che è stata la dispensa, no, di Tokyo, agricola, piccoli contadini giapponesi, affettata per lo che è l'estensione delle nuove politiche neoliberali. In particolare, Giappone, per segnare un accordo
libero commercio con Stati Uniti e nel museo, museo d'arte, no? Vorrebbero cominciare un'attivazione sociale verso questo trattato e le conseguenze che potrebbero avere. No? In Giappone non c'è una tradizione della partecipazione sociale e politica, ha una specie di tradizionale accettazione, no? della decisione del potere. E adesso questo è stato un progetto per assaggiare di aprire un spazio di discussione. No? Finalmente l'idea è stata di trovare e parlare con le produzioni locali, per esempio questa coppia, sono dei piccoli produttori di formaggio. Ho cominciato a fare formaggio nella regione, il formaggio non è tipico di Giappone. No? E l'idea è stata di prendere un spazio che è stato nella città di Maebashi, un luogo sociale abbandonato, un po' perduto, e fare una specie di ristorante temporale che si è chiamato Katsu no Shokudo, che vuol dire la, come si dice, like the dining place o un ristorante, una cantoria, no? Una cantina. Cantina del vento, perché questa regione ha un vento perpetuo, no? Che ha dato una tradizione degli alimenti, del cibo deidratato. Adesso il mobiliario che ha avuto disegnato e costruito rappresenta anche di animale, no? Di ente vivente, in questo caso è un ave, come si dice? A bird? Sì. Un uccello. Un uccello che la gente può portare anche quando sono sei persone insieme, può portare alla via. Sulla relazione tra lo spazio interno di discussione della cantina e la strada. Le parole vuol dire life and earth, e abbiamo fatto anche questa, per esempio, grande comida all'esteriore. Questo è stato in relazione anche con il problema di Fukushima. Adesso, dopo Fukushima, in Giappone è una sensibilità più forte per la questione di che sviluppo vogliamo, no? Che sviluppo vogliamo, e la gente giovane un po' con la paura, no? dell'orrore, no? dell'accidente nucleare, andano alla campagna più ampia. Questo è un atelier, e l'idea è che tutto il giorno abbiamo fatto come si dice? Il ristorante e anche una discussione con un attore principale, per esempio un leader contadino dei contadini e delle persone per parlare di come affetterebbe questo nuovo accordo politico neoliberale sulla la vita della campagna. L'impatto che questi accordi possono avere sulla campagna? Un po' come aneddota o come strategia di intervenzione, di implicazione con la località. E tutto il mondo mi ha parlato di un dolce, una specie di dolce che si chiama Yakimanju. Tutto il mondo è stato come ossessionato, come si dice, loco? Matto? Sì, matto. Sì. Matto per le Yakimanju, ma nessuno l'ha fatto alla sua casa. Cioè, ma nessuno conosce la ricetta, no? E come è possibile? Dopo ho pensato che è un po' come lo churro in Spagna, no? Che tutto il mondo vuole avere un churro, ma non lo fai alla sua casa, perché è molto complicato, no? O anche come questa cosa di milfoglia, no? Di Napoli, come si chiama? Sfogliatella, che non, penso che non è comune, no? Di fare alla casa. In tutto caso è conosciuto a un vecchio che fa l'ultimo Yakimanju, che è fatto della farina di trigo, di wheat, di grano. Non è comune in Giappone, normalmente è farina di riso, in questo caso è farina fermentato con il riso di tutta una notte, un riso dolce che dà un po' di fermentazione alcolica e gassificazione, si fermenta con la farina e dopo si cucina al vapore. Adesso è una specie di vapore così, e se tuesta, no? Si tosta con una salsa di miso dolce. E l'idea era per me di riprodurre la ricetta con la precarietà tecnica che aveva e fare una ricetta del Yakimanju con
come si dice? Ah, abbiamo fatto formaggio anche un giorno al ristorante. Questa cosa che non è il formaggio, che l'è fatta con la cozione, con la cozione del liquido di fare formaggio. No, è l'altro. No, no, la ricotta. La ricotta, la ricotta è un subprodotto di fare il formaggio. Adesso abbiamo fatto il yakimangu con ricotta all'interiore. E il yakimangu pizza, che è stata una pizza con la base della questa cosa del fatto al vapore. Un po' tutto il mondo è stato interessato di ensaiare a vedere il yakimangu formaggio e abbiamo la discussione, per esempio questo è Adam Sutherland, The Grace del Arts, che è venuto anche per parlare di strategia culturale di revitalizzazione. Questo è il yakimangu avanti e il vapore. Ops. E questa è la mia riproduzione del yakimangu e anche andiamo sortato alla via con questo altro apparato che è un, come si dice, un urso. L'altro era un uccello, questo è un urso. L'idea è parlare de, per le giapponesi, gli elementi con anima sono molto importanti. Il giapponese parli de, che tiene kame, tutto ha kame, no? Tutto ha anima. Questo è stato nella tradizione animista, ma anche oggi con il, come si dice, il cartoon, no? Il manga. E che in Giappone tutte le cose ti parlano, no? Un ascensore ti parla, un... adesso era parlare un po'. Bueno, questo altro progetto è anche in Asia, ma è Corea, Corea di Sud, e è stato invitato per una, un monasterio buddista che vorrebbe che l'artista si implica con, il, con la problematica locale e produrre l'opera d'opera per il futuro. Questo monasterio ha 2000 anni o 3000 anni, un po' più, no? 2000 avanti Cristo, che hanno fatto la il più grande collezione di testo buddista originale, no? In legno, e che lo guardano come, come si dice, patrimonio, no? Lo conservano. Ma lo interessante è che le monachi hanno detto se abbiamo la conservazione del patrimonio antico, come possiamo fare una produzione per il futuro? No? Tanto aperto, una mentalità aperta tan differente di un monaco cattolico che non penso che a inventare, come si dice, jamás, never? Mai inventareva un artista contemporaneo, interazionare o difficilmente. Boh, in tutto caso, quando è arrivato questo un po' la situazione è che è stato questo monasterio, una ricchezza molto bella, con una comunità di monachi buddista che per me è stato molto interessante, attraito, no? Per vedere il suo quotidiano, la sua forma di pensare, di scoprire su mistica o spiritualità. È disconnettato della popolazione locale della regione e disconnettato della, discollegato, della visitante. Visitante che arriva come il che va a Lourdes, no? Ma senza veramente avere nessuna conoscenza diretta dell'esperienza di quello che abitano là. Questa è una specie di alienazione mutua entre la popolazione, no? Che visita e la popolazione che abita. E la forma di tentare ensaiare di rompere questa barriera, no? Questa gap, ha stato proponendo un erbario come la forma anche tradizionale occidentale, no? Di preservare la conoscenza che le monasteri hanno avuto e anche di dissezionare la natura, no? La taxonomia botanica come forma di dividere, compartimentare la vita e al contrario la forma di conoscere del buddista. No? A ver. Un momento perché non so se si è disconnesso. Ah sì, effettivamente, passiamo a, a qui. Ups. In tutto caso, è cominciato per promuovere questo erbario, no? Con la raccolta delle piante, e parlare con la comunità di monachi per le domandare che cosa conoscenza aveva su queste piante e che cosa le provocavano, no? Le piante, adesso le piante come interfacce anche della relazione, della saliere di trovare, no? Le parole per l'esperienza e la conoscenza del buddista. Era molto bello perché finalmente hanno fatto l'intervenzione, le lamine della botanica, come si dice, de volta, no? Like sometimes? Alle volte. Alle volte.
solamente con descripción mística, por ejemplo, ensayar de guardar la belleza de una flor silvestre es como como ensayar de transmitir la conocencia del Buda, ¿no? Con parole. Adesso un po', ¿no? Meditazione anche. Guardare di sì. La bellezza. Adesso l'idea è stata di costruire questo spazio di interazione nel che la gente, il visitante, anche ha intervenito nel proprio erbario, no? L'erbario che è stato finalmente così, bueno, questo è il mio disegno anche di una forma, e nel che i monaci hanno interazionato con la gente visitante, no? Ha avuto un spazio di apertura, no? Perché normalmente io dico, è una specie di scultura abitata, no? Erbario, nel medio del templo, mezzo del templo. È stato vicino vicino anche a un altro piccolo templo, che è stato il templo della montagna. Adesso questo era il templo, possiamo dire, della planta, no? Una forma anche di ritornare a una forma pre-teocentrica, no? Una forma quasi animistica di trovare della planta. E quando abbiamo terminato il progetto, le monache hanno stato contento e questo è rimasto là. Bueno, penso che possiamo andare direttamente al progetto chissà di campo adentro, no? Perché sennò possiamo restare. C'era una istituzione che mediava il monastero. Sì. Una istituzione d'arte. Sì. Questa è una ragazza della istituzione culturale che si chiama non mi ricordo, ma sì, veramente le monache in Corea hanno tanto potere, anche io ho scoperto che l'idea del buddismo, no, in Europa è più una pratica individuale, pacifica così, ma il paese buddista è come andare al Vaticano, perché il presidente di Samsung è buddista anche, e gli dona le soldi, e le grandi auto, ma in tutto caso è una pratica differente. Sì, 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 possiamo dire che in tutto caso hanno contrattato, no, questa agenzia di gestione culturale per fare tutta l'intervenzione artistica. Sì, 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 no, era molto difficile l'interazione. E non so, che un altro progetto, per esempio, posso parlare direttamente, questo era uno in San Francisco, però penso che voglio parlare di Campo Adentro per finire. Campo Adentro è un progetto che è cominciato nel 2010, e è una forma di creare una piattaforma di collaborazione in relazione alla arte, agricoltura e campagna. Questa è la forma del website, un po' l'idea di una parinstituzione, un'istituzione che risembra, no? Un'istituzione ufficiale, al mismo tempo è come una creazione, e come opera, meno che al mismo tempo è stata di, per me, espandire la mia inquietudine o preoccupazione, no? A un altro collega artista, una piattaforma di collaborazione con villaggi e con artisti. E adesso ha cominciato con il programma Residenza, 2 anni, con esposizione a ogni villaggio, le pubblicazioni e la conferenza internazionale. Una cosa importante del quel progetto ha sido, non lo tengo qui, però creare una piattaforma di intercambio tra il potere statale, Ministerio di Cultura e Ministerio di Agricoltura, la istituzione culturale come il Museo Reina Sofia o Matadero o la Metropolitane, il movimento sociale rurale come la Plataforma Rurale, che è il movimento contadino collegato a Via Campesina, e le artiste critico-culturali e così. E sarà di creare un spazio anche per confrontare che futuro vogliamo o vorremmo per la campagna e la relazione con la cultura contemporanea. Adesso, come la campagna potrebbe essere vista d'altra forma verso la visione, no, dell'arte contemporanea, e anche come l'arte contemporanea è trasformato per l'esperienza dell'inserzione nella ruralità. L'artista che non è, no, lavora solamente all'studio, ma che anche deve la sua funzione a un contesto sociale specifico.
Y la región rural en España, el 80%, 80% del territorio, donde habita el 20% de la población. A eso podemos decir que es una situación de progresiva abandono de la capital, del territorio, donde habita el 20% de la población. Y el 80% de la población habita en el punto rosso, rossi. Regioni che sono molto desertificate, con 2 abitanti per chilometro quadrato, 1,5 e così. Hai 2.500 villaggi abbandonati in Spagna. Sì, Capitanata è anche molto, io l'ho andato a vedere Podere Borgate. Sì. Adesso abbiamo selezionato 22 villaggi insieme con la Plataforma Rurale. E ogni villaggio ha una particolarità differente, no? Del nord a l'Egido, dove sta l'agricoltura industriale intensiva. Non abbiamo a vedere la visione romantica, no, della campagna, ma una visione diversa e realista della realtà della campagna oggi. E, per esempio, ha avuto artisti che hanno lavorato in questa regione, che è la frontiera con Portugal e alla meseta, in Zamora. E l'artista che si chiama Carmen Cagnivano ha fatto un progetto che si ha... Tutto il tempo abbiamo ensaiato di promuovere progetti che sono immateriali, di processi, no? De, che implicano la co-creazione. E questo progetto si chiama Tempo di Lavoro e ha consistito in che l'artista ha, come si dice, ha querido. Voluto, sì, i verbi sono terribili. Ha voluto comprendere unità di superficie con unità di tempo, no? O guardare quanto tempo prende un'ettaria la coltivazione di un'ettaria di grano. È arrivato a fare una pieza di video in tempo reale di 6 ore verso tutto l'anno, in tutto il momento di lavoro verso un'ettaria di grano, no? L'arado, questo. Un video come un po', diciamo, senza edizione, no? Crudo, forte, che al mismo tempo è la tecnificazione. Tutto il tempo è, no? La lavoro sulla macchina. E anche la situazione post-fordista del lavoratore agrario, intanto dipende del prezzo della sovvenzione europea o del mercato internazionale. Al mismo tempo ha ricercato che avanti la meccanizzazione erano 600 ore necessarie, bisogna una ettaria di grano quando il lavoro è stato manuale. E a parte del video, ha fatto un testo molto bello e anche le abbiamo detto molto bene, tutta come artista in residenza, le 4.000 euro della borsa di produzione che vuoi fare con il budget, no? E ha detto no, io ho bisogno solamente 20 euro perché sono le 5 ore di 5 cassette, ricorda? E gli dice no, che vuoi fare? E ha fatto la come si dice, locazione di un'ettaria di terreno nella regione, per la donare alla coltivazione di qualcuno che vuoi la fare e finalmente se no del villaggio insieme. Adesso è come una ettaria di terreno recomunalizzato per la lavoro comune del villaggio per avere come si dice, qualche ingresso, no? Incomes per fare attività nel villaggio come una pranzo del villaggio o lavorare. E l'interessante è che lei è venuto da questo villaggio in particolare. Questo artista, Angie Schiffers, ha lavorato nel País Vasco e il suo lavoro è andare come un artista tradizionale di pittura di paesaggio, va a un caserio, una, no? Ferma, e dice che vuoi lei che pinto, no? Pues la mia casa o le mie cipolle, no? Che la signora è stata molto orgogliosa delle sue cipolle. E dopo dice, ok, io ho fatto la pittura, ma lei deve cambiare, deve donare in intercambio un videoretratto del suo quotidiano per la pittura. Adesso è stata una forma di attivare anche la mirada e la voce del contadino, dell'agricoltore, in prima persona, e questo è molto raro, no? No, normalmente abbiamo la proiezione, no, dell'artista su che cosa è interessante, ma in questo caso un intercambio intergenerazionale, perché normalmente era il giovane che aveva più di familiarità con la macchina di video o con l'apparato, no? Ma che il vecchio l'ha raccontato di cose,
e finalmente è stata l'esposizione entre l'autorretrato di video e la pintura, no, che è restato dopo nella casa del contadino. Con questo altro progetto che si chiama Fonoteca 2.0, nel che l'artista sonoro ha andato in un piccolo villaggio di Catalogna e ha lavorato con la gente locale per vedere heritage, l'eredità tradizionale della musicale del pop del villaggio. Normalmente è stata riproduita, no, con la banda folclorica e così, ma ha iniziato a questionare, boh, che cosa è stato l'istrumento tradizionale? Era un strumento che era possibile fare con la cosa locale, no? Con un po' di legno, tal. Magari adesso il materiale locale che troviamo sono anche un telefonino sbagliato, rotto, no? Come si dice, o alcun apparato elettronico che non ha una funzione clara, e ha fatto questa fonoteca 2.0 con la manipolazione del sonido, no, tradizionale e le medio contemporanee, anche distorsione del sonido tecnologico e tutto questo, e ha fatto anche una forma di collegare anche alla gente giovane con questa eredità che sino era un po' una riproduzione, no? Star condenato alla riproduzione del folklore quando oggi dopo vadiamo a una discoteca, no, per fare la socialità con una musica che era la stessa funzione che la musica avanti nella festa del popolo aveva. No? Adesso come fare una revisione, riconnessione? Sì. In questo caso Asunción Molinos Gordos, che la conosce, ha fatto un progetto in campo adentro che è stato la intervista agricoltore per fare un progetto un po' comico, ironico, no? Che è stato una macchina di contestatore, come si dice? La segreteria telefonica. Sì. Segreteria telefonica per un agricoltore in relazione alla burocrazia del pagamento europeo. Questo altro progetto in Andalucia, uno delle piccole bianche, dello piccolo villaggio bianco, è stato attendere al terreno, al suolo, alrededore della chiesa di por aquí, che è stato suolo comunale dove è stata la costruzione per gli animali. Adesso questa costruzione per animali non sono più attiva, ma l'artista ha proposto una recuperazione di questo posto come piccolo museo dello comunale anche, no? di recuperare la memoria dell'uso di questo spazio e anche della relazione con l'animale. Questo è stato interessante anche perché la relazione con l'animale nella campagna è molto particolare, ma non è tanto articolata, no? Una relazione, possiamo dire, magico-instrumentale. No? Lei, per esempio, ha fatto il disegno come si dice, di queste cose? Che sta moldeato sulla the back, sulla schiena, the back of the sheep, sulla schiena, sì, sul dorso delle pecore, sul dorso delle pecore, delle cabre. Sì, praticamente ha fatto il tetto con la forma della schiena dorsale. Sì, 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 come una forma temporale anche di intervenire con materiale pues, la cartiglia di uso comunale della terra, disegni di il pastore, questo è il dia della opening. Questi disegni sono del pastore locale, che è impressionante, no? Che artista anche del disegno animista, no? Di tutti gli animali, tutto questo. Una piccola modello del come si dice, il roof? Del tetto. Del tetto. Questo artista, Antonio Ballester, che è un pintore conosciuto, così, ha lavorato con le artesani di Canaria, l'isola di Canaria, per la cosa di pensare la posizione dell'artista e l'artesano. Con Edding ha riformulato tutto il movimento che l'artesano ha fatto e ha parlato anche di ripensare l'artesania, la libertà dell'artista frente limitazione, no, dell'artesano in quanto riproduce un'artesania. Questo altro progetto è stato in Andalucía anche, e il collettivo di Aviv Kruglansky, Rahida Dramujic e Vise Robas, che sono di Serbia, però bueno, abitano in Spagna, in Barcelona, parlano di, per esempio, utilizzare le tecniche del bordato documental, al stesso tempo che si parla nella tavola, si fa un bordato, una forma di ridurre la velocità, no? Anche della riproduzione. Siamo abituati a riprodurre tutto, il sonido, la immagine, in questo caso è una selezione, è un ritmo, no? Di riproduzione che parla di che cosa arrivas a fare, come... E hanno fatto un progetto con la fermentazione, e questo era al mismo tempo che in Spagna è stato il 15M, che era un movimento di occupare le piazza, pues questo è stato era una specie di, come si dice,
Sì, parlare de los procesos de fermentazione come processi sociali, no? che si attiva, qualcosa si attiva con una fermentazione. Questo altro artista è stato nel nord di Spagna, gastronomia e territorio, è stata una forma di discriminare la unità del paesaggio e trasformare in esperienza gastronomica anche. Adesso hanno andato al terreno anche comunale, nella montagna, e hanno lavorato con gli elevatori di questa razza di Tudanca. La Tudanca è una razza tipica là. E la... come si chiama questo? Sì, ma anche la ricollezione dei frutti silvestri. Raccolta. E la elaborazione in una specie di esperienza di banchete e gastronomico che tutto il villaggio ha approfittato che intercambio. No? Questo altro, per esempio, lavorarono... Era un documental sobre la gente joven que anda a la campaña y se llama Resistenza, y era una forma de introspección en el propio grupo, en la forma del vídeo, sobre la vida suya de resistencia. Este proyecto es con un colectivo que se llama No Foto, sul tutto de fotografía, que han andado a un villaggio de recolonización, un poco como le Borgate de aquí. Recolonización es fatta en la época de Franco, un villaggio di nuova costruzione, e il progetto si chiama Memoria Colonizzata, no? Esagliare di trovare come es que si forma la memoria di un luogo, che faccia come differenza un nuovo sviluppo urbanistico con un villaggio, no? Con questa identità di villaggio. E entonces hanno fatto tutte le fotografie dell'abitare, ogni artista ha abitato nel villaggio entre 3 settimane e 2 mesi, hanno avuto questo budget, hanno avuto una casa dove stare, un spazio di lavoro e una persona di contatto locale. Adesso promuovere. E la sua intervenzione finale ha sido che tutta la foto del tempo di lavoro nel villaggio la san dopo come si dice, intermezclato, no? Mescolato con lo spazio del villaggio, che è un fatto, è un villaggio a livello architettonico interessante, no? Perché è un'architettura razionalista degli anni 50 che mezcla questa, la dehesa, come si dice dehesa? Bueno, dehesa è un tipo di bosque, no? Di alcornoque, per il corcio. Sì. E di come la gente ha donato anche dei materiali di quando hanno arrivato al villaggio, no? La documentazione di avere la casa di colonizzazione, cioè il presente e il passato, tutto un poco, no? Di materiali di reportaggio fotografico, ma anche e Campoentro continua la sua lavoro con i momenti di discussione, questo nel Regno Sofia o nel villaggio, e adesso, bueno, questo era un altro progetto con gli studenti in Bellas Artes, adesso è il momento di vedere la continuazione del progetto come struttura simbolica, no? Però anche effettiva per trasformare sì, per trasformare la forma también de comprendere l'arte, no? Entonces, en questo momento, os pongo questo, ya per finire, creo que tengo el diagrama en español. A ver. Campo adentro está allá de, a parte de saber, de archivar questo che è stato fatto de 2010 a 2013, lavorare in una red. Bueno, lavorare la conoscenza, abbiamo la pubblicazione, la tengo en la cámara, dopo la mostro. La pubblicazione, un gruppo di studi che si riunisce una vez al mes in Matadero Madrid come forma di profondire la conoscenza del discorso che afecta a la relazione con la campagna, il discorso del nuovo medioambientalismo, di animismo, di postfordismo, tutto questo. Organizziamo dei foro aperto di discussione come qui, anche la formazione con la scuola dei pastori, una scuola dei leader contadini, los campamentos con artistas del medio rurale, che è una forma concreta di intervenire in un villaggio, viene un artista come Future Farmers o Hito Steyer, le vienen 20 persone che voy a come questo, e la scuola d'artesania. Dopo la produzione abbiamo avuto un terreno sperimentale urbano nella città, questo vincolo, no? Campagna città. La produzione di progetti di arte, come questi che abbiamo parlato, le esposizioni, e anche a livello economico la commercializzazione di prodotti relazionati con arte e agricoltura e il microcredito a iniziativa rurale, la gente che vuole andare a campagna questo. E in questo momento siamo in un momento molto intenso perché è la
acquisizione di un'aldea abbandonata nel nord e la riparazione. Adesso che è un momento molto demandante perché speriamo di avere un spazio proprio, no, di produzione di vita che sta vinculato alla campagna, anche vinculato alla città. E in questo stato abbiamo il campamento di ricostruzione delle, delle case. Así que, sì. Questo progetto è stato con finanziamento pubblico e adesso che il finanziamento pubblico è un po' più difficile lavoriamo sul tutto con la forma di finanziamento privato. Quindi una raccolta di fondi privata. Sì, questi anni abbiamo un sostegno, come si dice, appoggio, no? Sostegno della Fondazione Federico García Lorca, per esempio, che ha lavorato in la campagna anche come poeta. E ha avuto ha partecipato ad un progetto molto bello che si è chiamato la missione pedagogica. Déjame ver si lo tengo aquí. Os enseño una foto. Nel anno 30, en la Repubblica Española, ha avuto un progetto che si è chiamato la Missiones Pedagógicas. Era un momento de la República en el que la institución libre de enseñanza, se hallaba de transformar todo el sistema de conocencia que ha estado vinculado a la Chiesa, todo esto, pero a hablar de una forma no dogmática. Y ha enviado artistas a elaborar la campaña. Lorca ha andado con un teatro móvil. Y ha estado un momento muy progresista, ¿no? Che dopo con la guerra civile è stato disparuto, ma che saliamo adesso con questa idea del metodo mobile di ricostruire. Questo era il teatrino dell'Orca che è andato al villaggio e anche ha avuto un museo mobile con tutta la riproduzione della pintura del Museo del Prado che hanno andato al villaggio. Adesso sì, questa è una figura del chaman, no? E questa è anche un traje tipico. E sì, questo è il momento nel che stiamo adesso, un po' ensayando di come fare questa struttura di intervenzione nella campagna. E bueno, non so, possiamo lasciarlo qui per commentare un po' tutti, magari dopo questa tarde, no? Possiamo parlare un po' più in concreto specifico della regione della Capitanata e del lavoro previo che ha fatto anche con Bessel e con Marco De Gaetano, di analisi delle borgate, e della possibilità per intervenire qui alla Capitanata. E non so come lo vedi, sì. Questioni, commentari? Sì, l'oggetto proprio anche della nostra associazione è stato centrato in pieno con questa inaspettata partecipazione. Volevo però chiedere se dalle sue parti, ci diamo del tu, forse è meglio, no? Sì. C'è predisposizione e in che termini da parte dell'ente pubblico poi a concedere questi spazi per poter sviluppare questi progetti? Sì. Normalmente il progetto, per esempio, internazionale, quando vado è sulla base di una invitazione all'istituzione che ha la intenzione di fare il progetto, no? Se in Corea o Giappone, così. In Spagna è difficile lavorare in questa area perché penso che la recezione verso la questione cultura-natura non sta tan sviluppata come in altri paesi d'Europa. Questo magari è una questione tradizionale, no? della differenza tra l'Europa meridionale e mediterranea e il nord Europa nella relazione con la natura. Si dice che nell'Europa meridionale, in Spagna o in Italia, il contadino non va alla campagna a sfruttare la natura, ma a soffrire, no? Sentito del calore nell'estate quando devi andare alla campagna. Per questo il villaggio è stato concentrato e la campagna sta, come si dice, fuori, no? E dove vai a soffrire. Ma nel paese atlantico, no? E la forma di abitazione un po' più dispersa e anche la relazione con la foresta, con la natura che è più una specie di madre che non nutre, no? Non una madrastra che nos castiga. Sì. In certo modo, non lo so, la mia esplicazione non la so, ma il fatto è che la relazione con la campagna, no, che non trova in Inghilterra o nel paese centroeuropeo,
al mismo tempo che hanno perduto buona parte della sua civilizzazione contadina, che è anche attiva e più viva alle paesi mediterranee, no? La ricchezza di forma di fare, di cultura contadina è più presente qui, al mismo tempo precisamente per questo non ha ancora una sensibilità, no? Y entonces en España, por ejemplo, per promuovere questo progetto campo adentro, ha avuto una especie de struttura con il ministerio, con le istituzioni culturali. Y per il progetto della scuola de pastore ha stato verso le anni una diversità de sustento pubblico. Pero, por ejemplo, los sviluppos del Fondo de Sviluppo Rural, el Leader Plus, ha financiato parte del progetto y fondos regionales, anche, ¿no? O la Universidad de Columbia de Nueva York. Pero penso que es importante aproximarse al financiamiento de sviluppo rurale e parlare de estrategie culturali, ¿no? Porque si no, anche el sviluppo rurale es visto como una forma de intervención económica, ma senza articolazione della identità o del senso del luogo, no? E finalmente lo sviluppo rurale potrebbe essere anche come si dice ciego, boglio, no, like blind, cieco alla importanza della campagna produttiva in un senso agricolo anche. Hai una visione, no, d'Europa che dice che tutte le regioni che sono desfavorecida, no, desfavorita, saranno per il servizio, turismo, divertimento, avventura, cittadina, e se niega la possibilità di avere un campo produttivo anche, non solamente un campo di che per la consumazione, no, del paesaggio, e questo è una dialettica a avere con lo sviluppo rurale. Più è Eurolandia come visione, insomma, quindi l'attrazione dell'attività ricettivo-turistica, che però, diciamo, mette da parte un po' quello che, al di là dell'aspetto economico dell'agricoltura, gli aspetti invece sociali dell'agricoltura. È un po' questo quello che ho capito. Sì, sì. Il turismo è una parte importante, no, dell'economia rurale, intanto potrebbe essere insieme con la produzione, no? Infatti. Per esempio, per noi alla montagna, no, la scuola Picos d'Europa, abbiamo 2 milioni di turisti per anni. No, scusa, questo è in Inghilterra, in Grace del Arts, altro parco nazionale che ha fatto un progetto di disegnare un formaggio per la regione, come inventare una tradizione, no? Ma penso che sono 300.000 a questo parco nazionale, in Asturia, al nord, e questo è un turismo di massa, possiamo dire, che arriva in bus, ve la montagna, ve una mucca, fa una foto, non comprende niente di questo territorio, della storia, della specificità, di che vuoi dire che hai un pascolo, per esempio, perché ha avuto una presenza animale, o non ha una cultura del leggere o comprendere un territorio in profondità. E per noi, come associazione vincolata alla pastorizia, è molto importante avere anche la complicità e l'empatia del cittadino. Adesso sì, arriviamo a fare di forma non turistica, però possiamo dire di immersione, no? Del visitante, che sono coltivati, che sono elaborati, che non sono una disneificazione della campagna, per noi è interessante e importante, perché se no l'alternativa è la voce del parco nazionale sul che è questo territorio. E hanno fatto un gran poster che per animare a visitare, che il slogan è stato vive l'avventura e un lupo. Entonces, dire a un territorio pastorale formaggero come questo è come una specie di insulto nel rostro, no? Di dire vive l'avventura e un lupo, che è una specie di Disneyland e di infantilizzazione, no? Della esperienza, spettacolarizzazione infantile. Adesso penso che sia importante disegnare sistema di gestione del visitante, di gestione culturale, gestione della conoscenza. Turismo partecipato più che altro.
elaborato. No, ma Fernando, penso che poi la sfida per l'arte adesso sia proprio questa, di lavorare sugli immaginari legati al mondo rurale, perché appunto immagino che in Spagna sia abbastanza simile, ma in Italia la dimensione rurale è stata, come dicevi tu, da sempre vista come luogo di sacrificio e dolore. Da cui a un certo punto si è sentita la necessità di fuggire. Sì, sì. E di lì è arrivato tutto il processo di abbandono delle terre e di totale abbandono proprio dell'immaginario legato alla ruralità. E quindi si è fatto in modo che non si sviluppasse quella forma di sapere, quella forma di crescita anche all'interno di una comunità che poi è quella che dà vita anche alle forme alternative di approccio al territorio. Sì. Dunque c'è stato un totale abbandono e adesso con la nascita anche di fondi per il turismo, per la promozione del territorio, quello che accade è che si crea una forte schizofrenia, poi se vuoi, con una promozione esagerata del territorio come locus amenus, come luogo da vivere e da visitare senza effettivamente avere nulla a che vedere con i processi che poi prendono forma all'interno del territorio stesso. Dunque penso che proprio per l'arte la grande sfida sia quella di, appunto come dicevi, comprendere la complessità e capire anche quali sono le forme alternative di produzione di sapere all'interno del contesto rurale. Ad esempio in Italia quello che è avvenuto negli anni 60-70 è che la produzione di sapere, la produzione di alternative si è sviluppata unicamente nelle metropoli. E trovo che questo poi sia anche ancora il limite, se vuoi, del pensiero post-fordista, di concentrare ancora tutto, la produzione del comune, l'idea della moltitudine nella metropoli. Sì, sì. E mesmo i movimenti sociali sono colpevoli di questo, no? La intellettualità è cieca anche alla possibilità della campagna, no? Si parla del comune, di internet, del comune, e non riconosce che il comune viene da pratica rurale contadina. Sì. Dunque, appunto, quali sono le modalità attraverso le quali si può interagire attraverso forme alternative che possono portare a modalità di produzione economica alternativa, modalità di produzione di cultura e di sapere alternativa, però insomma queste modalità devono venire proprio dal rurale, dalla periferia, non possono essere delle riproduzioni di quello che avviene nella metropoli e nella città. Sì. Penso che sta in latenza, penso che la proposta di Campo Adentro è sacchiare di pensare anche l'artista come una specie di catalizzatore dell'articolazione, della visibilità di questa cosa che penso che in latenza è là. Perché penso che hai un sentimento di autonomia, no? Di valorazione dell'autonomia del contadino che non ha articolato, però che è consustanziale alla sua mentalità, che è importante, no? Extrapolare, no? O proiettare. Sì, perché appunto l'idea del rifiuto del lavoro, ad esempio, che poi è alla base di tutto il pensiero dell'autonomia italiana, del post-operaismo, capisco come si articola all'interno della fabbrica, non capisco come si articola nel mondo rurale. No, è una mentalità diversa. No. E il pensiero di izquierda tradizionale è stato anche, come dire, ha trascorso per una strada che è stato di lontana e anche confrontato la via, possiamo dire, contadina, no? Se pensiamo alla Unione Sovietica, la storia della rivoluzione là, ha avuto leader, no? De pensatori russi, marxistas, che nell'epoca della rivoluzione hanno detto: noi in Russia abbiamo una gran potenza che è la potenza del contadino, no? La forma di organizzare della община, la comunità russa e tutto, e non dobbiamo pensare come Marx ha detto che tutto il stadio di sviluppo passa per lo sviluppo industriale di una borghesia e dopo la rivoluzione come Marx ha veduto in Inghilterra. E tutto questo è stato in certo momento ignorato, no? Per la elite del partito, e hanno detto no, il contadino è una forza conservatora che hai che supprimire,
organizziamo le grandi fattorie industriali agricole, no? Collettive, e anche consideriamo lo sviluppo del territorio di una forma capitalista. Cioè, in senso ambientale e di conoscenza agroecologica, il capitalismo non è differente da quello che ha sido il comunismo reale. E questo te fate anche a oggi una distanza del movimento sociale. Sì, una situazione difficile. Però sì, questa schizofrenia che hai detto è presente, no? Della schizofrenia, della idealizzazione della campagna di una forma e della critica della campagna di oltre. E non so. Penso che Italia, di todas maneras, in tutto caso, tiene una posizione un poco de ventaja, ¿cómo se dice? Vantaggio. De vantaggio a livello dell'alimentazione, no? L'apprezzazione dell'alimentazione, io ho stato in una nella fiera di Foggia, luego nella fiera di una un piccolo villaggio di Puglia che non mi ricordo ora, adesso. E la gente valora, no? La produzione alimentare locale e ha una sensibilità per questo, no? Al mismo tiempo el riesgo es que devenga como una cosa también espectacular, ¿no? Museificada o de élite. No sé, Slow Food se critica, ¿no? A veces en movimientos sociales porque dicen que es un movimiento de élite, pero yo pienso que no, que también es un movimiento, ¿no? Un poco, digamos, popular, ¿no? En algún senso. No lo so. Pero... ¿Qué presencia ha la cuestión, por ejemplo, del cibo a nivel de la capitanata? Difficile, ¿no? Porque la opción productiva primordial ha stato, por ejemplo, el tomate en intensivo, ¿no? Per la produzione industriale di pomodoro e la grano. Diciamo, qui questi concetti sono molto belli. Io sto cercando di calare le dimensioni e capire contemporaneamente invece quello che io leggo qui, no? Quello che leggo è una dimensione del contadino non troppo dignitosa, comunque sì, legata chiaramente alla produzione, ma ancora molto intensiva e ancora molto legata a certe industrie che io definirei anche losche o comunque non di una buona gestione, tant'è che non si distribuisce bene un'economia o non incoraggia il ritorno all'agricoltura se non perché ci sono poi sostentamenti esterni, cioè l'agricoltura non riesce ancora a essere svincolata, autonoma, a dire che bello, io produco, vendo, ci campo, proprio semplice e creo quella serie di situazioni che lui ha anche un po' fatto vedere. Invece qui o devi appartenere a grandi gruppi o avere grandi terreni o non lo so, o industriarti come facciamo noi, nel senso che noi abbiamo messo più voci in un capitolo, per cui tra una di queste c'è l'agricoltura, ma per poter vivere e sopravvivere abbiamo innescato un meccanismo che può essere comunque interessante, perché l'abbiamo fatto perché ci piace, però è anche necessario quasi se sei un contadino, un agricoltore di piccole dimensioni, quindi non lo so, no, non voglio chiudere il pensiero, finisce qui proprio l'espressione, perché c'è ancora tutto da fare, insomma, non credo di avere nessuna chiave di volta. Passa. Che cosa ha detto? Perché non si lo comprende. What he said, she said. Ma io credo che... Solamente perché mi hai perduto un po' la traduzione. Quando parla molto... Si è più... come si dice? Adagio. She said that there is nothing romantic in the... in the idea of farming here, and that basically you end up being involved in farming only if there is a huge system that is supporting you. So either you're part of a big company or you produce for a big company or you receive funding from the EU, but there are very few people who are autonomously and in a aware way deciding to start something and do it because it is, because they recognize that it is important to produce in a certain way.
No, no, infatti, e anche solamente per commentare un momento, l'alternativa è creare il proprio sistema di mercato, e questo è molto lavoro, perché lavorare nella terra è molto lavoro, e dopo creare una comunità di distribuzione anche. Ma al mismo tempo penso che in questo momento, non lo so in Italia, ma in Spagna della generazione di 20 a 30 anni ha un 50% di disempleo, come si dice? Di disoccupazione e al mismo tempo è un'opportunità di reclamare, no? Che qualità di vita o che forma di vita vogliamo, no? Se la disoccupazione completa, no? Alla città o la precarietà completa o la possibilità di tagliare forma di produzione e distribuzione, ma sì. Ma falta, nos falta la conoscenza, ¿no? Debería haber un sistema, casi un esfuerzo como el que ha transformado el tabuliero, ¿no? En una región productiva inmensa, que ha estado un plan de desarrollo agrícola estatal o no lo sé. Pero sí, ¿qué podría decir? Ma yo riflettevo innanzitutto sulla mia condizione. Yo sono figlio di contadini. Se fosse vivo ancora mio padre gli direi ma dove mi hai mandato, insomma, mi ha mandato a scuola per non fare la sua fine, insomma, di vivere in campagna, di lavorare, c'è l'idea era di, in fondo mi ha detto vai via di qua, vai via. Cioè io sono stato via, però a questa mia età ora sto ritornato tutto indietro e vorrei dirgli ma che cazzo mi hai vantato, io potevo stare qua tranquillo a fare altre cose, insomma. Evidentemente questo esempio fa sì che a pensare ora, come diceva Angelica, noi ci hanno la culturalizzazione della campagna è avvenuta in una maniera veloce e pesante che abbiamo quasi perso questa radice verso la cultura della campagna, almeno nei dintorni di Foggia, forse ce l'hanno un po' più lontano, su in montagna, Faieto, Celle, ci hanno ancora questa cosa. A me mi frullavano in testa delle idee, ma come si può fare appunto tra i vostri esempi che avete fatto, tra tutte queste. Cioè, da noi è più complicato forse dico, perché. Noi nel rapporto, noi siamo a 6 chilometri da Lucera, è una città di 40.000 abitanti, ma Lucera non guarda la campagna, guarda l'agricoltura, i soldi, a come fare soldi, come si è detto in fondo, cioè l'agricoltura è vista come, non c'è più, ricordo un altro aneddoto, vicino a casa passava un vecchietto che conosco, amico dei suoceri, ricorderà l'anno scorso, si doveva piantava con una piantina in mano e io gli dicevo ma che cazzo lo pianta a fare sto coso, perché tutti muori fin quanto lui porta i frutti, e lui mi ha risposto qualcuno se li mancerà. Questa cultura del seminare, del piantare, poi qualcun altro li mancerà, io credo che nella campagna si sta perdendo anche questo, cioè si sta perdendo la cultura di piantare qualcosa e poi un altro in futuro se lo mangerà. Se vai da un agricoltore, non voglio essere brutale, dirà ma devo piantare queste cose, ma che mi danno? Fin quanto io vivo non mi dà niente, non pianto niente. Cioè loro hanno sempre questa immagine del produrre momentaneo, e questo è che forse non c'è più tempo, forse c'è da recuperare. Io infatti sono convinto che qualcosa c'è da recuperare, quindi bisogna affrettarsi, insomma, affrettarsi e fare in modo che qualcosa deve succedere, insomma, queste riflessioni e questi ripensamenti appunto di questa frenetica corsa del fare per il momento, insomma, che la campagna soffre. Se noi andiamo qua nel mio villaggetto, la gente non vive di queste cose che abbiamo raccontato, non hanno uno spazio comune, no, non gli interessa niente, pensano solamente a come produrre. Cioè, questo è poi l'essenza della cosa. Quindi è importante convincere con le nostre figure, perché io vedo, ho ascendenza su qualcuno, ma non perché
lui condivide le cose per altri motivi o a scientenze, poi lo convinco semmai di qualcosa, ma per altri motivi, perché ho insegnato, perché altre cose, gli ho fatto un piccolo favore, gli ho risolto qualcosa, insomma è un po' di, come dire, mi ascolta un tantino, no? Verso le cose, altrimenti non se ne portano niente, insomma. Io penso che da recuperare, non so, forse farete delle idee per dei laboratori anche di qua, di questo, cioè, verrò sempre, tutti i minuti, per pensare di proporre in un laboratorio dal basso verso questa situazione tra la nostra zona, qui San Giusto e Lucera. Io ho delle idee, ora cioè, possiamo mettere sul tavolo, appunto, e con l'aiuto concreto poi suo, per riuscire a farlo. So tu proposes to focus in the relation between Lucera and between is from Borgo San Giusto, which is the only sì, Lucera. And basically he says that he has some ideas in order to overcome this problem. Did you get me ricordo San Giusto bene, sì. Did you get everything you said? Sì, penso che sì. Vale. Io volevo aggiungere, parlando piano piano, così almeno facilito, non sono tanto d'accordo sul fatto che, almeno come capitanata, non ci sia un aspetto poetico, perché la capitanata non è soltanto il tavoliere delle Puglie. Giustamente parlava dei Monti Down, no? Quindi Faeto. Esistono diversi livelli e tipologie di agricoltura, ma anche di allevamento. Noi abbiamo i Monti Downi, ma abbiamo anche il Gargano, abbiamo gli agrumeti del Gargano, abbiamo gli allevamenti del Gargano, abbiamo la foresta sul Gargano, poi abbiamo anche il mare, solo che qui tutto questo contesto da una parte viene vista come ovviamente rapporto a produciamo e guadagniamo, da un'altra parte visto come rapporto riceviamo, quindi ricettività turistica, ma limitatissima, un mese all'anno ormai, perché questa è la verità, qui nonostante si continui a blaterare di aeroporto, abbiamo in realtà un Gargano che durante questo periodo, noi siamo qui a parlare e io vi sfido a trovare una struttura aperta sul Gargano in questo momento. Quindi c'è in realtà invece da ricreare molto e da ricollegare proprio un discorso culturale con l'arte che può sicuramente proporsi e impiantando degli obiettivi, dei tavoli e dei progetti, invece coinvolgere per la vita anche invernale di quello che sembra un turismo, ma che al limite, se lo sarà, può essere soltanto un turismo legato all'agricoltura. Perché non vedo alternative, parliamoci chiaro, qui di industrie non ce ne sono. Qui abbiamo l'industria, la Barilla della pasta, abbiamo la TAM e poi abbiamo la Fiat. Poi il discorso è chiuso lì. Quindi se non pensiamo di dover puntare anche per una rimessa in circolo dell'economia e della disoccupazione, 50% secondo me è anche poca dei giovani in capitanato rispetto alla Spagna. Secondo me qui siamo al 60%. Quindi il disagio è notevole, non a caso poi c'è il caporalato, c'è l'impiego degli extracomunitari per la raccolta del pomodoro, ecco qui c'è l'industria della trasformazione del pomodoro, ma non c'è legame tra struttura sociale e quella che è la e che potrebbe essere il risultato finale invece di un territorio molto ricco o che potrebbe sicuramente ambire a diventare ricco, ma non ricco, non parlo di soldi, parlo di fermento. Quindi abbiamo la capitale dell'olio d'oliva extravergine che è Carpino, voglio dire, il Gargano, l'olio d'oliva, gli agrumeti di Rodi, di Vico, abbiamo la produzione, cioè i funghi della foresta umbra. Cioè abbiamo un territorio talmente vasto che potrebbe essere la Svizzera del Sud, senza adesso esagerare, perché abbiamo tanto, abbiamo i Monti Down, abbiamo le tradizioni diverse da un paese all'altro, dai Monti Down al Gargano, cioè ogni paese ha un dialetto diverso. Quindi effettivamente
c'è un potenziale enorme su cui veramente lavorare tanto, e di persone che tutto sommato hanno tutte, perché è anche patria di molti pittori e navigatori e poeti. E quindi diciamo che il livello, cioè l'arte secondo me può essere forse la chiave principale. Ho buone speranze, insomma. Devo aprire un debate, no? Aprire. What he said in the first part? What he did he said in the first part? You remember? That that of course there is a huge unemployment here. It is important also to think about the economic side of the coin. Again, tourism and there are no, like at the moment, tourism here is only for 1 month here. So he says that there are there is such a variety of different aspects in this area that you can really try find a way to promote it and create an economy. Turismo, agricultura. Ma credo che però anche il problema di questo rapporto fra turismo e agricoltura è che, essendo appunto venuta essendo venuto meno diciamo un processo culturale legato all'agricoltura, un po' come raccontava Salvatore, no? Che a un certo punto suo padre gli ha detto vattene, e come suo padre l'ha detto a lui è successo a moltissimi altri di andare via e di non... Dunque c'è da una parte un fortissimo senso di... c'è da una parte una classe politica corrotta, dall'altra parte c'è una fortissima disgregazione sociale. Dunque io trovo che la grandissima difficoltà nella Capitanata non sia nel trovare le risorse, perché come dicevi tu c'è una varietà incredibile di aspetti assolutamente proficui per uno sviluppo anche economico. La problematica più grande è che c'è una disgregazione sociale tale per cui è difficile riuscire a costruire delle forme di rete, di collaborazione fra coloro che in realtà hanno già in mente di creare delle alternative per il territorio. Parole. Per dire che qui parlano molto, no? Cioè qui se lei va sulle pagine di Facebook, da quella dell'aeroporto, e frequenta un po' Facebook, i vari gruppi locali, c'è una corsa proprio a... Vabbè, a parte che Facebook ormai ha reso giornalisti tutti, no? Qui abbiamo... ognuno esprime la sua, io lo vedo nel nostro gruppo, che insomma 700 iscritti, ma parleranno 4 persone, perché poi di fatto... Piace a tutti vedere la bella architettura, lo spazio sociale possibile da fare, piace a tutti creare anche dei laboratori dove si... Io, per dire, insomma, io durante il periodo di Natale mi sono messo a fabbricare mostarda, quella mantovana, però, cioè, la mostarda, una marmellata, però piccante, che si adatta a così. E avevo lanciato un'idea, ma perché non facciamo un laboratorio per tutti i tipi di mostarda in Italia, partendo però dal disegno di un logo, quindi fare un concorso per un logo relativo alla mostarda di Capitanata, che non conosce nessuno, perché le mostarde più famose d'Italia sono la mostarda mantovana e quella di Cremona. Quindi, ma era dare l'idea proprio a creare il logo, un'impostazione, un luogo dove presentare, quindi il progetto di una capanna anche di legno, voglio dire, dove andare a presentare e fare il giro quest'estate su tutti i vari punti e posti turistici di cui, insomma... Sarebbe bello. Per la mostarda in concreto, sì, sarebbe buono per qui, per la regione. Ma sì, sì, sì. Esiste la mostarda? No. No. No, non esiste. Ma d'altra parte siamo qui anche a inventare qualcosa. No? Safran, no? Safran, come si dice? Safran e la safran? Zafferano. Zafferano è l'oro rosso. Zafferano? Il zafferano è nel suolo arido così caldo di qui, magari funzionava. La coltivazione di zafferano, dice. Ah sì, caspita. Per inventare. Sì.
Sì, anche l'esempio di Marco, che ha fatto tutto quel bel lavoro, ma alla fine io ho provato a rendere visibile il lavoro di Marco agli abitanti di San Giusto, gente che vive in agricoltura, le cose, ma non attecchisce. Cioè, fin quanto non vedono qualcosa tradotto nella realtà loro. Anzi, io ho creato un comitato che poi mi hanno cancellato come presidente, hanno fatto un altro che avevo promesso cose molto diverse, non ste cose. Cioè, lui, se conoscete meglio di me il lavoro che ha fatto, e, insomma, è un lavoro eccellente da un punto di vista, però sembra che dovrebbe essere la piattaforma per qualcosa, ma qualcosa non c'è stato. E questa è poi la malinconia che viene a queste cose. Perciò ora credo che sì, è vero che siamo in pochi, però se ci mettiamo e escogitiamo un piccolo progetto, cerchiamo di realizzarlo. Anche io penso che quando ho avuto l'opportunità di lavorare sul territorio con Marco, no? Una prima approssimazione, per me è stata la necessità di prendere tutta la sua ricerca come una specie di trasfondo, di sostrato, ma per coltivare una proposta specifica dal punto di vista, quizás come artista, penso come lei, che dobbiamo fare, no? Di alguna forma, la materializzazione concreta, mismo se è un signo, no? Una celebrazione o di alcuna forma che è capace di attivare, no? Qualcuna cosa. Se no, se restiamo a avere, lo che dice, una frustrazione, no? la possibilità ma senza aterrizzare, no? E penso che sì, abbiamo fatto questa proposta, no? Con il marco di un possibile finanziamento, e sempre anche, sì, un po' la, come possiamo dire, la limitazione, no? Della questione del finanziamento, ma penso che sì, no, hai che pensare un plan B. Un plan B, che cosa sono disposto a fare e che posso fare senza finanziamento, con un finanziamento specifico, che quando tu hai un progetto è possibile avere, di un finanziamento privato di una marca di olio o di una marca di oppure innescare dei meccanismi dove ci si guadagna, non lo so come. Cioè, pensare, la creatività potrebbe servire pure a questo, non so, inventarsi i mercatini rionali, non significa che delle borgate, non significa che qualcuno deve dare i soldi. Forse significa un'organizzazione che non siamo capaci di farla. Cioè, ma non ho bisogno dei soldi degli altri. Perché se ognuno che partecipa deve lasciare, non lo so cosa lascia, insomma, non lo so in che modo farlo, non lo so. Però, io dico, deve essere la nostra idea di creare soldi, se no non ci credono. Se uno parte e va a chiedere a quello che produce, mi guarda e... Questa è la mia esperienza di campo dentro, no? Che ha stato... all'inizio con finanziamento pubblico, ma adesso per me l'obiettivo è come fare una struttura indipendente che autogenera, si autorreproduce con la sua attività, che se è utile sopravviverà, no? Fino. Ma al mismo tempo è vero che per cominciare tutto questo è un momento di sforzo, di dedicazione, hai gente con talento come tutto Vessel che vorrebbe essere completamente dedicata a fare tutto questo, ma al mismo tempo è vero che se non produce un sostento deve cercarlo in altro posto e non ha la dedicazione finalmente, perché questa dedicazione militante o l'inizio dipende da una specie di inversione futuro. Questi sono interventi tipo quello del mercatini di Borgata, no? Che già abbiamo fatto come esperienza, no? Per esempio anche alla Cordata a Milano, dove i famosi orto urbani, che poi la Cordata organizza ogni 15 giorni il mercato rionale fatto con i prodotti dell'orto, ma anche lì non solo il mercato quindicennale fine a se stesso, all'interno di una mostra, per esempio, organizzando una mostra, quindi avvicinando sempre comunque l'aspetto cultura a quella che poi è un guadagno vero e proprio, perché ci sono ragazzi che ormai hanno intrapreso l'attività di venditori di verdura.
Quindi a quel punto i soldi arrivano, girano, lo si fa in un contesto dove poi c'è partecipazione, dove ci sono concerti, si organizza il concerto in quella domenica, due volte al mese, oppure si organizza la mostra fotografica, di pittura, di scultura. Quindi, beh, insomma, c'è da fare tanto che a volte non riusciamo neanche più a esprimere quello che è possibile fare, per quanto veramente c'è da fare in un momento come questo. Io però vorrei andare a prendere mia moglie a Foggia, quindi nel frattempo... No, volevo capire questo rapporto sì con la natura, il processo, tutta cioè questo rapporto che si ha con la gente delle borgate, però con l'arte contemporanea. Cioè, oggi vengo dall'arte fiera di Bologna, cioè, e mi trovo catapultato da un'altra parte, l'opposto. Cioè, alla fine tutto questo che noi abbiamo visto oggi è l'arte contemporanea che si vende. Non potrebbe essere un filo, cioè trovare una strada unica, fare, cioè arrivare, cioè dove ci porta questo? È una questione? Come? Come artisti? Sì, no, come artista non mi interessa, posso fare quello che voglio, sono libero, non lavoro con gallerie, ma dico, cioè nel tempo, come suo padre ha detto, vattene via, e poi lui è voluto ritornare sui suoi passi. Cioè, questo tipo di arte fra 30 anni che respiro avrà? Cioè, voi non cercate musei, non cercate biennali, non cercate al momento. No. Non è una vostra esigenza, cioè questo rapporto con il pubblico, cioè quello che voi producete in questi pastori, il formaggio, cioè portarlo in una fiera, le foto che avete scattato in una biennale, qualcosa, cioè può essere un ricavato economico proporsi in questi ambienti. Cioè non solo nella borgata, cioè all'aprire, cioè fittare uno stand e proporre il proprio lavoro in una fiera. I don't know if it was a question, it's more or less asking like what I would bring to a art fair from this project. Yeah, but I think that there is a misunderstanding, because it seems that you are completely detached from the art system, and right. Yeah, but that's a very difficult thing to explain. Yes. Because the cheese making project is now in the Banabe Museum. Yes. But how I explain but I that? I think it's interesting to like also right. to explain how all these processes then end up being translated also within I mean, yeah. Also because institutions are changing. Yeah. There are two. If you want to can. Sì, non so come dire. Es que penso que son due questioni, no? La questione di come questa arte vive per lui per sui mesmo e come vogliamo che questa arte si vincula all'arte stabilito esistente. Penso che questo è un arte di transizione. Io non mi domando che cosa va a fare di mia azione in 30 anni. Non lo so. Per me è un processo di transizione di un sistema culturale a un altro. Entonces, adesso, per esempio, penso che l'artista deve essere utile e fare una scuola di pastore per marcare la differenza con un'arte che parla della contemplazione o dell'oggetto puramente estetico e tutto questo. Ma domani, se abbiamo un sistema culturale e un sistema sociale che per sì mesmo produce la struttura socio-economica, no? Che adesso l'artista propone, e l'artista starà facendo un'altra cosa che non sappiamo. E l'arte del futuro starà relazionato con una posizione di artista di villaggio in tanto ricostruzione di coabitazione che ancora non possiamo pensare, no? Adesso l'artista è una figura desconectata internazionale, per me un po' matto, perché in queste 4 settimane sono 4 posti differenti d'Europa e questo non è molto sostenibile, mesmo a livello umano della cultura, perché anche la vinculazione sostenuta nel tempo, no? E la forma di arte come zapping, no? Come zapping. Ma in tutto caso a me mi interessa stare nel sistema dell'arte stabilito, no? Penso che è interessante quando algún artista volontariamente propone di lasciare il rifiuto del
partecipare del sistema dell'arte, ma per me in questo momento penso che no, che strategicamente è importante fare parte, no? Partecipare di questo sistema. Perché? Perché penso che è importante mostrare che nell'ecosistema dell'arte hai differenti forme di comprendere o di partecipare o di messaggio. No? Penso che è come Joseph Beuys, un artista che ha stato nel suo processo creativo e che grazie a partecipare a un sistema dell'arte è capace di andare alla documenta di Kassel e fare l'ufficio per la democrazia diretta. Perché finalmente occupa una posizione nello canale di distribuzione di informazione dell'arte contemporanea. Se ha avuto rinunciato all'arte contemporanea, al sistema ufficiale, no? non avremo la possibilità di evoluzione dentro del proprio sistema, no? Di questionamento di ese sistema, e avremo solo Andy Warhol. Al mismo tempo che Andy Warhol, che stava in Nueva York facendo il pop art, no? Come forma de ironica di ripetizione del kitsch, della sopa Campbell come elemento artistico-culturale, e come Joseph Beuys ha stato lavorando con il produttore di olicoltori, no? Oli di Pescara, per fare un olio d'oliva che è stato dopo venduto come forma di arte per sostenere la Università Libre di Berlino, una struttura sociale che questionava, no? La questione del numero clausus, no? dell'accademia non aperta a tutto il mondo. Adesso penso che per me è il mio obiettivo. Io voglio domani andare con questo formaggio a Nueva York e finanziare la recuperazione di questo villaggio o di struttura economica parallela. Penso che sì, che tatticamente magari è importante. E dopo qui voglio a Istanbul per preparare la Biennale. Che cosa voglio fare una Biennale? Non lo so ancora. Ma la Biennale sono un momento... anche per me il reto, per me non è... Per me che dopo 15 anni di fare un rifiuto della presentazione formale del processo artistico, per me in questo momento penso che è anche una responsabilità e un reto, no? un desafio, pensare, un desafio, like a defy, a challenge? Una sfida. Una sfida, confrontare la pertinenza e la validità della opera come opera in sé mesmo, senza contesto sociopolitico di trasformazione, ma che si facciamo un disegno di qualcuna cosa, che il disegno ha una validità artistica per sé mesmo, a livello formale anche. E questo per me è il gran reto anche, perché sì, di che maniera formale si racconta un processo come la Scuola dei Pastori con 10 anni? Non lo so. Posso fare esperimento, ho fatto per esempio un collage, il mostro, ma sì, è un processo di investigazione. Sì, sul tempo, e il tempo è importante quando sta uno immerso in processo di produzione, anche di processo non ha il tempo. Io invidio molto come lei ha un studio, no? In la campagna come spazio dove è possibile rincontrarsi con un spazio di... No, de pensiero e di sperimentazione formale, io non lo, mi manca, no, anche. Non lo so. Non so se ho risposto da qualcuna forma alla sua considerazione. Che más cosas? Tu quieres comentar algo sobre, do you want to comment something in what he said? Because you know, for example, about the artist institution. No, volevo soltanto aggiungere che non c'è poi dopo una netta distinzione fra il processo, così come ad esempio lo intende Fernando, così come lo può intendere Wessel qualsiasi artista che lavora in relazione a un contesto e che intende l'arte come processo sociale anche, e le istituzioni. Cioè, è un processo questo che fa sì che i due elementi, l'artista e l'istituzione, l'intero ecosistema dell'arte, finiscono per influenzarsi a vicenda. Dunque, il fatto che esistano delle pratiche di questo tipo e che per anni hanno abitato
luoghi lontanissimi dalle istituzioni, luoghi lontanissimi dai musei, dalle biennali e dalle gallerie, fa sì che adesso questi processi sono diventati parte anche del sistema stesso e hanno finito per modificare anche le istituzioni, cioè è proprio un rapporto di reciprocità in cui la pratica artistica e quella istituzionale e, come dicevo prima, l'intero ecosistema dell'arte finiscono per influenzarsi a vicenda e per modificarsi. Per fortuna. Sì, per fortuna è anche un rischio. Io mi ricordo del Museo d'Arte Contemporanea di Barcellona che l'anno 2001 mi ha detto: ah, vieni perché facciamo un'esposizione che si chiama dell'azione diretta comune dei livelli arti. Tu che lavora con la questione della colonizzazione dello spazio urbano, con l'agricoltura e così, perché non fai un giardino urbano avanti al museo? Cosa non fa senso, no? La utilizzazione cosmetica simplemente rappresentazionale dello che è la guerriglia giardiniera, no? Che è come un processo sociale nel che finalmente si toma un spazio urbano per parlare di... E questa è la questione, no? Sì. Che in questa dialettica con l'istituzione, l'istituzione vorrebbe avere solamente il snapshot, no? La rappresentazione e non il processo di un pericolo perché non hai, o sea, il commissario o il critico d'arte dovrebbe essere conosceur, come si dice, conosceur, dei requerimenti che fanno una buona opera artistica a questo livello. Magari un critico d'arte, un commissario è capace di dire: ah, questa pintura funziona, la voglio nella mia esposizione. E ha un'approssimazione critico, no? Quando visita un studio per fare una selezione o una discriminazione. Ma non lo ha in questo, in altro arte del processo, perché non ha una formazione su questo. Non lo tiene l'artista, che non ha i recursi per andare a parlare con un'assemblea di vicini, no? Come si dice? Vicinato. Perché ha apprenduto a fare il colore, la pintura, il disegno e non ha apprenduto un'altra serie di tecniche che potrebbero essere tan importanti come l'altro, no? E il critico d'arte non ha, entonces dopo è difficile perché come, non lo so, andare come è stato l'altro mese in un museo di Istanbul e hanno fatto come un progetto la scuola del pensamento critico e finalmente una specie di installazione, non un processo sociale o educazionale vero collegato a una realtà, sì, sino una metafora, e per me non ha valore. Sì, sicuramente poi dopo ci sono appunto diverse tipologie, diversi livelli di incontro fra pratica artistica e istituzione. Mi viene in mente l'ultima biennale di Istanbul che era incentrata sul tema della gentrificazione, della modernizzazione in Turchia, in particolare a Istanbul. E moltissimi dei progetti erano destinati a svolgersi nello spazio pubblico. La curatrice da sempre lavora nello spazio pubblico e dunque era veramente intenzionata a capire quali sono i processi che si stanno svolgendo a livello urbano e quali sono le implicazioni a livello sociale. Dunque c'era una spinta anche fortemente partecipativa, però poi dopo è arrivato Gezi Park e di punto in bianco, pur una biennale così progressista, così aperta ad abbracciare delle tematiche di carattere politico forti, non... Si è ritrovata a scontrarsi con la realtà dei fatti, con la realtà dei movimenti e con tutti i contrasti e tutti i conflitti che questo comporta. Dunque è veramente molto, molto complessa la varietà, diciamo, di possibili conflitti processi di costruzione comune che si possono venire a creare quando processi di questo tipo entrano nelle istituzioni. Se volete possiamo fare qualcosa.